presenza la pluriennale sinergia tra soprintendenze del MIBAC, uffici diocesani per beni culturali e l'edilizia di culto e i comandi locali dei carabinieri può senz'altro definirsi fruttuosa. Tuttavia, la tutela fa il paio con uno scrupoloso lavoro di prevenzione che richiede un costante e sempre più qualificato lavoro di concerto. Nel suo intervento, lei oggi ha parlato proprio di concertazione umile. Significa semplicemente che noi desideriamo, speriamo, vorremmo incoraggiare la possibilità che tutti coloro che sono interessati, sia per dovere istituzionale nello Stato, sia per esserne un po' gli enti proprietari, ma anche e soprattutto fruitori come gli enti ecclesiastici e i fedeli stessi, e i cittadini stessi, ecco, tutti possano sentirsi coinvolti nel custodire e quindi anche nel poter proteggere tutto ciò che è ricchezza del nostro patrimonio culturale. In che modo si fronteggia la fragilità del patrimonio culturale in chiese e luoghi di culto dove comunque beni ecclesiastici sono esposti alla fruizione, devozionale e liturgica? Beh, sicuramente uno dei modi migliori è quello di valorizzarne la conoscenza, di permetterne una conoscenza sempre più efficace, in maniera che anche laddove ci fosse l'idea di trafugarli, ci sarebbe comunque il limite grosso del fatto che sono facilmente conosciuti, riconoscibili e quindi facilmente individuabili e quindi anche perseguibili poi coloro che avessero pensato di trafugarli. Maggiore Brasili, l'Ufficio Nazionale per Beni Culturali Ecclesiastici e l'Edilizia di Culto della CEI e il Comando Carabinieri di Tutela Patrimonio Culturale hanno promosso in tutta Italia questo ciclo di conferenze Beni Culturali Ecclesiastici, Tutela e Protezione tra Presente e Futuro. Con quale finalità? La finalità è far conoscere l'importanza dei beni culturali, che sono circa l'80-90% dei nostri beni storici, artistici e culturali. E noi abbiamo cercato di sviluppare l'argomento con una visione da parte della sovrintendenza, da parte dell'università, da parte ovviamente della diocesi e da parte anche della procura. Diciamolo, è nostra poi alla fine, nostra e procura, diciamo che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, per sviluppare il problema dalle varie parti. L'importanza ovviamente determinante è la catalogazione. Si conclude a Torino, è iniziata diciamo settembre dello scorso anno la prima, si concluderà sia a Torino poi con una nazionale a Roma. Nel settembre del 2017 è stato possibile disarticolare un'organizzazione criminale di ricettazione proprio di beni d'arte sottratti da luoghi di culto e siti religiosi, che erano collocati tra l'Alto Casertano e la provincia di Isernia. In questo caso è stato fondamentale il ricorso alla banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, gestita dal vostro comando, il Comando Carabinieri TPC. Quali margini ha ancora questa particolare frontiera investigativa? Ma sicuramente enormi, enormi, assolutamente enormi. Senza la nostra banca dati, l'ausilio della nostra banca dati, difficilmente possiamo fare il raffronto tra le opere che sequestriamo, delle varie attività investigative, con quelle da ricercare. Quindi frontiere enormi, solo da considerare che nella banca dati ci sono 1.200.000 opere inserite. Quindi questo le fa capire le opere da ricercare. Dottoressa Garzo, buone pratiche e criticità del settore, e questo è il focus della tavola rotonda di oggi. Il confronto continuo tra i settori istituzionali è sicuramente condizione essenziale per sviluppare, realizzare e potenziare idee e strumenti sempre più efficaci. Sicuramente la sinergia tra le varie istituzioni oggi è vincente nella soluzione di tantissime problematiche che siamo costretti a fronteggiare quotidianamente sul territorio per la soluzione di tutta una serie di istanze, dare risposta ad una serie di istanze che provengono dalla collettività. Purtroppo oggi per tutta una serie di situazioni di carenze sappiamo che ogni istituzione ha delle problematiche nel portare a compimento quelli che sono i suoi progetti, i suoi programmi. Per
In questo senso invece la sinergia tra le istituzioni, ed oggi lo vediamo anche il convegno di oggi, è proprio la conferma di quanto sia importante un intervento congiunto dello Stato, inteso come forze di polizia, ma anche e soprattutto di tutti quelli che sono gli enti preposti, la sovrintendenza alla tutela del patrimonio. In questo senso, soltanto in questo senso, si potranno ottenere dei risultati utili, quali innanzitutto il recupero di tutti questi beni che sono stati illegittimamente trafugati e che poi piano piano devono ritornare alla collettività. Questo perché? Perché si tratta di beni che sono patrimonio di ognuno di noi, che rappresentano il passato, ma devono essere di guida, di sprone anche di iniziative per il futuro. In che modo si può rendere la collettività matura abbastanza da poter e saper accogliere questi beni recuperati? Allora, la collettività deve imparare ad amare i propri beni, deve sapere qual è l'importanza di tutti questi beni, ed ecco perché iniziative di questo tipo sono utili per poter porre a disposizione di tutti le conoscenze sul nostro patrimonio. Bisogna iniziare dalla scuola, dai ragazzi, bisogna insegnare loro ad amare l'arte, a far sì che si comprenda quali importanza possono avere tutti i nostri beni, per dare loro anche notizie del passato, ma come dicevo soprattutto speranze e prospettive per il futuro. Rafforzare la sensibilità nella tutela del patrimonio culturale ecclesiastico, un'operazione lodevole che, oltre che agli addetti ai lavori presenti oggi al tavolo, andrebbe estesa anche al mondo esterno e al cittadino comune. In che modo? Ma si può soprattutto potenziando un aspetto estremamente importante, che è quello della comunicazione. Comunicazione intesa anche in termini di conoscenza del patrimonio. Molto spesso noi non conosciamo neppure l'entità del patrimonio culturale, un patrimonio che è destinato comunque ad aumentare sia perché ovviamente il codice ci dice esattamente questo, che noi produciamo, la società produce delle opere inestimabili e noi siamo chiamati tutti, come il codice dice, a tutelarlo. Monsignor Ascato, la CEI da tempo è impegnata nella promozione delle attività di catalogazione del patrimonio culturale ecclesiastico. Le chiedo qual è lo stato dell'arte di questo immane lavoro a livello nazionale, regionale e diocesano. A livello nazionale questa campagna di tutela, di valorizzazione dei beni culturali della Chiesa è a buon punto. Certamente il patrimonio è immenso, incommensurabile. Basta dire che il 70% del patrimonio culturale italiano e di provenienza ecclesiastica, per cui con tutto l'impegno resta molto da fare. La Chiesa Cattolica Nazionale, diocesana, si impegna molto grazie all'8 per mille, grazie anche ai contributi dei fedeli all'inventario, alla catalogazione, al restauro, al recupero delle opere d'arte. Senz'altro il recupero è dovuto all'impegno degli uffici diocesani, nazionali, regionali e anche all'impegno delle forze d'ordine, in primis per l'Arma dei Carabinieri, del Nucleo di Tutela del Patrimonio Culturale, la Polizia, la Guardia di Finanza e le altre, le procure, le sovrintendenze. Allora, grazie a questa sinergia operativa è possibile recuperare, ma si parte dall'inventario. Allora, grazie all'inventario, alla campagna di catalogazione, è possibile riconoscere, restaurare e recuperare questo patrimonio. Dopo la conferenza i presenti hanno avuto l'opportunità di visitare un'esposizione di opere ecclesiastiche composta da sculture, dipinti e marmi ritrovate dal Comando Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri dal 1980 fino ai giorni nostri. Quali sono quelle di maggiore interesse? Sappiamo ad esempio che di recente è stato restituito un missale disperso qualche anno fa dall'ente morale Fondazione Canonico Giuseppe di Aversa. Dir la verità, Aversa è fortunata perché uno dei primi ritrovamenti del nucleo del patrimonio culturale dei Carabinieri è stato proprio il trittico di Angelillo Arcuccio, proveniente da Giugliano in Campania, chiesa Santa Maria delle Grazie, e ora è in deposito nel museo per restauro. Fu rubato nel 77 e dopo un anno appena iniziato il nucleo fu trovato. Ma oltre questo ci sono altri reperti, altri oggetti, come il putto della cattedra vescovile del 1400 che è stato restituito l'anno scorso.
Ci sono anche oggetti belli, capo altare di Casal di Principe, delle tavole di Sant'Antimo, tutto il territorio è rappresentato. La conferenza di oggi ha mostrato un imponente schieramento di forze istituzionali. Le chiedo che segnale è e quale sarà il prossimo passo. Insieme alla tutela, l'impegno difficile ma esaltante è quello della valorizzazione. Valorizzazione vuol dire far conoscere il patrimonio, farlo utilizzare nel senso primigenio che serve per il culto, per la cultura e per la carità e offrire questo come volano di sviluppo, di crescita umana, culturale e sociale. Ma il segnale è che è molto importante la concertazione, è molto importante il sapere ciò che l'altro fa e il sapere che l'altro è al tuo fianco. Perché è chiaro che questo è un processo estremamente delicato, complesso, che talvolta richiede anche l'aiuto di chi apparentemente non potrebbe dartelo, però anche il sostegno, anche la vicinanza, anche il seguire quello che la pubblica amministrazione svolge nel corso degli anni, che ha sempre fatto e lo fa con passione, è un motivo anche di orgoglio. Ma noi cerchiamo sempre di mandare un messaggio di sensibilizzazione ai ragazzi, agli addetti ai lavori e al cittadino normale. È chiaro che il prossimo passo si spera che questi messaggi attecchiscano nei confronti delle persone e che quindi ci possa essere sempre minori furti e sempre maggiori ritrovamenti nel caso dei furti. Beh, diciamo, il segnale è quello sicuramente di un buon dialogo che sempre di più deve poter crescere tra tutti gli enti, come dicevo, coinvolti e interessati a questa realtà. Il prossimo passo dovrebbe poter essere il lavorare ancora insieme per insomma, quella divulgazione che è segno di un'effettiva attenzione, divulgazione delle conoscenze ma soprattutto divulgazione di ciò che è il valore, il senso proprio di queste opere, i messaggi che vogliono trasmettere all'umanità.